Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento del 2018 del ciclo Tra Cielo e Terra, organizzato da una società astronomica Schiaparelli in collaborazione con il Comune di Varese. E questa sera abbiamo come relatore il professor Luca Molinari, che è il nostro vicepresidente e docente di fisica all'Università di Milano. L'argomento è il Sole e le altre stelle, e quindi ci parlerà un po' della dinamica, della storia e del funzionamento anche delle stelle. Non vi rubo altro tempo, gli passo il microfono e ci risentiamo alla fine. Grazie. Inizio semplicemente con una slide sulla cometa di Natale, che non so quanti abbiano già avuto occasione di vedere. Direi che questi giorni sono favorevoli, se non altro, per l'individuazione, perché passerà molto vicino la cometa alle Pleiadi. Quindi se qualcuno vuole divertirsi in queste sere a cercarla, quella è la posizione. Ecco, il Sole e le altre stelle è l'argomento così che ho scelto per questa conversazione. Vorrebbe essere un condurci insieme tra le stelle, insomma, rispondendo anche ad alcune semplici domande che l'osservatore di fronte alle stelle fa, insomma. E non viene parlo, ecco, da astrofisico, perché non sono un astrofisico. Non dirò neanche tantissime cose che si potrebbero dire sulle stelle, perché appunto sono troppe, e magari alcune le so e altre no. Ma diciamo che ho seguito un pochino in questa preparazione l'impulso così a rispondere alle domande che mi venivano spontanee. Allora, questa considerazione iniziale, appunto in questo partire tra il Sole e le stelle, siamo un po' in questa situazione, siamo nell'era dei voli spaziali, ma al tempo stesso constatiamo che abbiamo perso purtroppo il contatto diretto e quotidiano col cielo buio, che era l'esperienza emozionante a cui ogni persona era sottoposta comunque fino a non molto tempo fa. E oggi ci emozioniamo invece di fronte alle immagini raccolte da CCD, sensori di robot spaziali che popolano il cielo. Anche la ricerca è cambiata. È finita l'epoca in cui l'astronomo sta a osservare ore e ore al telescopio. Oggi la difficoltà della ricerca è la comprensione intelligente di un'enorme massa di dati che ci vengono scaricati continuamente dai satelliti in orbita, raccolti da gigantesche antenne e poi digerite da potenti computer che questa enorme massa di dati riconoscono delle figure, delle conformazioni che poi vengono offerte appunto all'esame del ricercatore. E l'astronomia in questo ha fatto dei progressi giganteschi. Appunto io lavoro all'università e vedo come ci sia una transizione, insomma, tra un grande impulso che hanno avuto così gli acceleratori di particelle, la fisica delle particelle elementari, e oggi ci sia un trasferimento un po' di tutte queste energie, anche di molti finanziamenti che vengono spesi, nel campo della cosmologia e dell'astronomia. Ho parlato di robot e sonde spaziali, appunto qui ho fatto soltanto un piccolissimo elenco, in realtà l'elenco è molto più lungo. In particolare in quella figura vediamo il satellite Gaia. Dirò qualcosa, un satellite interessantissimo. E qui vedete un pochino tutto lo spettro elettromagnetico, quindi il microonde, l'infrarosso, l'ottico, l'ultravioletto, una catena di telescopi e sonde mandate in orbita, poi quando uno non funziona più se ne manda su un altro, oppure i cinesi mandano il loro, gli americani il proprio, il giapponese un altro. Insomma, stiamo affollando veramente lo spazio. E anche a Terra abbiamo dei telescopi via via più grandi. E ve ne mostro alcuni. Forse vale la pena spegnere queste luci davanti, per favore. E anche perché avrà delle immagini molto, molto belle, insomma. E ecco, questi sono i telescopi Keck da 10 metri che si trovano su Mauna Kea. Sono appunto
opere costosissime che vengono realizzate nei luoghi adatti, che sono la sommità delle montagne oppure i luoghi desertici. Ecco, in un luogo assolutamente desertico si trova il Very Large Telescope dell'osservatorio meridionale, insomma, europeo. Sono quattro fantastici strumenti da 8 metri che possono anche lavorare congiuntamente e le fotografie che potete anche reperire su internet di questo luogo sono spettacolari. E quella è una di queste macchine fantastiche, molte immagini che vi farò vedere sono state prese qua. Ma vi dicevo che c'è un crescere fortissimo, insomma, della strumentazione astronomica. L'Extremely Large Telescope è la nuova frontiera dell'astronomia terrestre. È un telescopio, pensate un po', che avrà 980 metri quadri di specchio riflettente, quindi raccoglierà una quantità di luce enorme. E quella è la cupola che lo ospiterà, messa accanto a quei telescopi che vi ho fatto vedere prima, molto più piccoli, insomma. Sarà uno strumento spettacolare che dal 2024 comincerà a darci delle immagini che supereranno sicuramente quelle che già anche il telescopio spaziale ci fornisce. E questa è un'impresa europea, ma questa si accompagna anche a un'impresa americana. È un telescopio un po' più piccolo, ma anche lui realizzato sempre più o meno nelle stesse zone. Il Cile pare essere una delle zone più favorevoli al mondo per realizzare appunto questi enormi strumenti. Anche qui si tratta di imprese che coinvolgono molte università, molti enti, sono cose costosissime, quello è un po' l'elenco delle istituzioni americane che vi concorrono. Potere risolutivo 10 volte l'Hubble Space Telescope, quindi nonostante l'osservazione da terra, avremo dettagli 10 volte più piccoli visibili appunto a terra, con l'atmosfera in mezzo. Ma questo grazie alle tecniche che oggi ci sono, che deformano e trattano appunto gli specchi in modo da compensare tutte le anomalie appunto dell'atmosfera. Ma iniziamo questo viaggio appunto, questa è la terrazza dell'osservatorio, quindi questo momento sempre magico del tramonto, quando si spengono le luci e si apre una nuova scena, insomma, una scena che altrimenti ci è nascosta, ecco, dalla luce del giorno. E ci rendiamo conto come noi viaggiamo su un'astronave, ecco, l'astronave Terra, che in quel momento si rivolge alla notte e da questo balcone si apre la cupola del cielo che vediamo ruotare sulla nostra testa col passare delle ore, e col far della notte entrano di scena, ecco, li chiamo i velieri delle costellazioni, un po' come li chiamo Quasimodo, insomma, questa immagine molto bella di queste figure fantastiche, mitologiche, che popolano il cielo, insomma, gli antichi le hanno messe, popolate, perché in qualche modo danno un volto a una realtà che altrimenti, soprattutto allora, era proprio sconosciuta, che metteva timore. E queste costellazioni le vediamo riprodotte, insomma, nelle fantastiche riproduzioni dei libri, delle stampe, oppure anche in affreschi come questo, che io non conoscevo, insomma, di Giovanni Antonio da Varese, in un bel palazzo nella provincia di Viterbo, Palazzo Farnese. Queste sono le costellazioni dell'emisfero boreale. E questo è il palazzo, interessantissimo, no? Questa forma pentagonale. E in quella sala che vi ho fatto vedere prima, ecco, Papa Gregorio XIII, deve essere quello del calendario gregoriano, vista questa magnificenza di affresco, commissionò appunto a questo pittore da Varese la Galleria delle Carte Geografiche nei Musei Vaticani. E quello è un particolare di una di queste carte in cui si vede il Lago Maggiore e le nostre zone, insomma, il Lago di Varese, il Lago di Lugano. Quindi si possono riconoscere alcune delle località che, insomma, già nel XVI secolo appunto erano perfettamente tracciate. Ma cominciamo quindi a porci qualche domanda, questo itinerario che facciamo. Allora, la prima domanda, la più ovvia che uno fa contemplando questo spazio in cui tutto così è lontano e
e non ne captiamo almeno a occhio la distanza, è la distanza delle stelle. Qual è? Allora, questo richiede un percorso lunghissimo. Un percorso lunghissimo che inizia con misurare il diametro della Terra, poi misurare la distanza della Luna, e questo già ci rispondono i greci. E poi la distanza del Sole. La distanza del Sole è un discorso che viene soltanto nel XVII secolo. E quanto sono distanti le stelle? È una risposta relativamente recente. 1829 va Bessel, questo Friedrich Bessel, un astronomo di cui dirò qualcosa tra poco, va a osservare una stellina particolare che si chiama 61 Cigni. Uno dice, ma perché quella? Ce ne sono tante. Ecco, in realtà questa è una stella anomala. È scritto lì, la 61 Cigni è la stella volante di Padre Piazzi. Allora, Padre Piazzi era un astronomo che lavorava a Palermo, quello che ha scoperto il primo asteroide, uno che osservava molto, e aveva notato nel cielo una stella che di anno in anno si spostava velocemente. Talmente velocemente che in 350 anni questa farebbe il diametro apparente della Luna. Quindi uno spostamento visibile, insomma, nel passare degli anni. Allora, è una stella che si muove così velocemente, probabilmente è vicina a noi. E quindi è la stella su cui ha centrato l'attenzione Bessel. E lui ha avuto questa idea geniale, l'idea della parallasse. Cosa succede? La stellina è qui. È questa. E questa è l'orbita terrestre. Allora, col passare dei mesi, la stellina, che è abbastanza vicina, viene vista in uno sfondo sempre diverso del cielo. E quindi è come se io in qualche modo mappassi la circonferenza terrestre in un cerchiolino nello spazio. Questo cerchiolino è tanto più piccolo quanto più è lontana la stella, ma in questo caso è un cerchiolino di cui riesco a misurare il diametro angolare. 0,3 secondi d'arco. È una misura buona, precisa, perché in anni recenti il parco su un satellite ha misurato 0,28 secondi. Questi angoli molto piccoli sono difficilissimi da misurare. Allora, chi era Bessel? Bessel, con mia sorpresa, perché chiunque faccia fisica, ingegneria o comunque tratti un pochino con la matematica, studia diverse cose di Bessel, le disuguaglianze di Bessel, di Bessel, eccetera. E così mi ha fatto sorpresa apprendere che Bessel era un contabile di una ditta mercantile che autodidatta imparò astronomia e matematica. Fu notato appunto da Olbers, che era l'astronomo, diciamo, di grido del tempo, che prendendo in mano i suoi precisi calcoli a cometa di Halley si accorse, insomma, di avere davanti una persona eccezionale. Quindi, dopo un breve periodo di assistentato da Bradley, che è stato un astronomo che ha dato molti contributi alle stelle doppie, a 26 anni Bessel fonda e dirige l'osservatorio prussiano di Königsberg e fa cose importanti. Lui era una persona così precisa nell'osservazione che si accorge, per esempio, che Urano non si muove come dovrebbe e quindi deduce l'esistenza di Nettuno. Deduce anche l'esistenza di una stellina vicino alla stella Sirio, di cui parlerò dopo, calcola questa distanza, e poi altri contributi. L'osservatorio di Königsberg non esiste più perché fu distrutto nella Seconda Guerra Mondiale e la città di Königsberg adesso si chiama Kaliningrad e fu completamente russificata. Cioè i russi praticamente deportarono in massa tutti gli abitanti e ci deportarono in massa abitanti russi. E quello è lo strumento che usò Bessel, e fu l'ultimo strumento costruito da Fraunhofer, quindi chi un po' conosce la storia dell'ottica, eccetera, sa che Fraunhofer è stato il più grande costruttore di ottica dell'Ottocento. E uno chiede, ma quegli angoli piccoli come si misurano? È con uno strano strumento che si chiama eliometro. È praticamente una lente obiettiva divisa in due, segata con precisione in due pezzi, e spostando i due pezzi della lente, uno in qualche modo deforma l'immagine e, adesso non sto a spiegare tutti i dettagli, ma riesce a misurare angoli con precisione maggiore che non altrimenti.
ma la 61 Cygni non è la stella più vicina. La stella più vicina è stata scoperta molto dopo, nel 1915. È una stellina piccola, guardate, magnitudine 11. Magnitudine 11 vuol dire una stella che è 100 volte più piccola della stella più piccola visibile a occhio nudo. Vuol dire che quando puntate l'occhio al cielo con un telescopio, di magnitudine 11 ne trovate milioni e milioni. E una di queste è Proxima Centauri, che dista 4,2 anni luce. Non è facile dire 4,2 anni luce. La luce è 4,2 anni di tempo di viaggio, ma sono 40.000 miliardi di chilometri, ed è la stella più vicina. È anche una stella un po' speciale. La vedete lì, eh? Questa è Alfa Centauri, una grossa stella dell'emisfero australe, anch'essa piuttosto vicina. E qui questo puntolino è dentro la Via Lattea, questa è la Via Lattea, è Proxima Centauri. Questo è uno di quei fantastici strumenti del Very Large Telescope. Proxima è una stella speciale anche lei, non solo perché è la più vicina, è una nana rossa, dopo magari dirò cosa vuol dire, anche se uno pensa, nana sarà una stella proprio piccola, rossa vuol dire che è piuttosto fredda. Ma attorno a questa stella si trova anche il pianeta più vicino alla nostra Terra. È un pianeta anche abbastanza simile al nostro. Questo è un disegno, eh? È un disegno e lì si vede, adesso è accecante abbastanza il laser, comunque a fianco della stella centrale, vedete il puntino del pianeta che gira attorno a Proxima Centauri. E poi questa nube di polvere è un'altra più grande ancora. Ecco, queste nubi di polvere non si vedono al telescopio, si vedono con i radiotelescopi. E questa è un'altra impressionante così dimostrazione della ricerca in astronomia, che dispone anche di decine e decine di strumenti di questo tipo, anche qui, casualmente, non casualmente, nel deserto del Cile. E la stella più lontana, ovviamente una risposta definitiva non ci sarà, ma poco tempo fa, nel 2016, il telescopio Hubble ha fotografato quella stellina lì, quella piccolina indicata dalla stella azzurra, e ha identificato per quella stella una distanza di 9 miliardi di anni luce. Com'è possibile vedere una stella a quella distanza? Però ormai siamo abituati al fatto che la gravità fa cose strane, oltre alle onde gravitazionali. La gravità può anche esercitare un effetto lente. Tra noi e quella stellina lì, in mezzo, c'è un grosso ammasso di galassie, questo. E questo ammasso di galassie agisce come lente gravitazionale e ci rende visibili qualcosa che assolutamente sarebbe invisibile. Quindi è stata fortemente amplificata, come se fosse un telescopio gravitazionale. 9 miliardi di anni luce è quando l'età dell'universo è stimata intorno ai 13,4 miliardi di anni. Sono veramente lontanissimi. Ovvio, ho nominato il satellite Gaia, quindi se gli astronomi un tempo facevano una fatica tremenda a misurare la distanza delle stelle, adesso ci sta pensando questo robot. È un satellite pazzesco che in ogni minuto misura 100.000 stelle e nel suo tempo di lavoro ne misurerà 1,7 miliardi. Cosa fa questo satellite? Misura le posizioni, la luminosità, le parallassi, la velocità. E come fa a dire esattamente le loro posizioni? Le posizioni sono riferite alla bellezza di 500.000 quasar, che nel tempo sono stati scoperti, che sono oggetti lontanissimi quasar, molto lontani rispetto alla nostra galassia, che quindi fungono da riferimenti fissi. E quella è l'immagine del cielo vista da Gaia, il 25 aprile 2018. Allora abbiamo parlato della distanza delle stelle, adesso Gaia ci sembra un sacco. I colori delle stelle. Allora anche a occhio nudo uno percepisce che le stelle possono avere dei colori. E in fotografia la cosa è particolarmente evidente.
Questo è un ammasso globulare, cioè un insieme di molte stelle, 100.000 o dell'ordine di lì, anzi questo è particolarmente grande, Omega Centauri, sono tantissime stelle, nate più o meno tutte insieme, ma nonostante siano nate insieme, sono così diverse. Allora, per vedere i colori delle stelle, proviamo così a guardare la costellazione dell'Auriga. L'Auriga è un bellissimo pentagono che sta sulla nostra testa più o meno quando diventa buio. L'Auriga porta sulle spalle Capella, che è la capra, la stella più luminosa dell'Auriga, e le due caprette che sono lì. E questa è l'immagine delle caprette. Sono due stelle molto diverse, una azzurra e una arancione. Quella azzurra ha 16.000 gradi temperatura, quella arancione 4.000, quella azzurra ha luminosità 760 volte quella del Sole, ma quella arancione 4.800 volte quella del Sole, quindi è una stella più fredda, ma evidentemente enorme per emettere tutta quella luminosità. Non hanno età troppo diverse, 45 milioni di anni e 80 milioni di anni. Allora, c'è una legge fisica che è stata scoperta nell'Ottocento che ci dice come il colore è legato alla temperatura. È la legge che ho scritto in rosso lì, la legge di Vienne. Ogni colore corrisponde a una lunghezza d'onda. Se uno ci mette una lunghezza d'onda piccola, sta parlando di blu. Una lunghezza d'onda grande, sta parlando di rosso. E il prodotto con la temperatura è un numero. E quindi, grazie a questa legge, noi possiamo capire la temperatura delle stelle. Il Sole si trova a metà strada, perché è una stella gialla, e ha una temperatura superficiale, quindi intorno ai 5.500 gradi. Abbiamo imparato moltissimo nel tempo studiando delle stelle un po' particolari, che sono le stelle multiple. Le stelle, quando nascono, spesso sono multiple, anche se non gemelle, che vuol dire che non sono identiche l'una all'altra. E questo è un bellissimo esempio. Albireo sarebbe Albireo è nella costellazione del Cigno, che è una fantastica costellazione così della stagione estiva. Il becco del Cigno è proprio questa stella, che anche a un modesto telescopio si rivela con queste due componenti di colore molto diverso. La distanza tra queste due stelle è 100 volte la distanza tra Sole e Plutone. O qualche volta queste stelle sono così vicine che non le vediamo, non si distinguono. Ma si capisce che c'è una coppia, una tripla o qualcosa, perché non stanno ferme. È come se io, molto grosso, fossi visibile, ma ci fosse stessi facendo girare qualcosa attorno a me che mi fa oscillare, anche se voi non vedete cosa sto facendo roteare. Vedete me che oscillo. Lo studio delle stelle doppie ha permesso di misurare la massa delle stelle, la materia, quanto pesano. Vi ho mostrato Albireo, adesso ne vediamo un'altra, la gamma di Andromeda. Sarebbe bello riconoscere, insomma, per tutti la costellazione di Andromeda. In queste sere, verso sud, molto in alto, c'è il fantastico quadrato di Pegaso, una costellazione proprio che bel quadrato, si riconosce subito. E sulla sinistra si apre questa doppia fila di stelle. Pegaso è il quadrato che sta qua. Doppia fila di stelle, questa è la galassia di Andromeda e questa è la stella di cui vi parlo, Almach. Nome arabo, come quasi tutti i nomi delle stelle. Gamma perché anticamente hanno detto alfa la più luminosa, beta quella in seconda, successione, gamma e così via. Ecco, gamma di Andromeda è una stella quadrupla. Quando uno la osserva al telescopio, quella indicata dalla freccina blu, vede che in realtà sono due. Ma in realtà quella più piccola, apparentemente più piccola, blu, è tripla. E di questo non ci si accorge guardandola, perché non le vedi le tre componenti, ma ci si accorge da come questa si muove dallo spettro di questa stella. E infine, ecco, forse l'esempio più famoso, Sirio. Sirio è la stella più luminosa del cielo.
e la riconosciamo tutti perché penso che tutti sappiamo ritrovare nel cielo la costellazione di Orione, e sulla sinistra in basso c'è la stella più luminosa del cielo, che gli egizi adoravano appunto come divinità, perché Sotis, cioè Sirio, era la stella che, sorgendo insieme al Sole, poco prima del Sole, indicava appunto l'inizio delle esondazioni del Nilo, quindi il periodo di grande fertilità della Terra. È una stella così luminosa anche perché è vicina, 8 anni luce qualcosa, ma Sirio ha una sorpresa di cui Bessel si era accorto. Sirio è una stella che non è ferma nel cielo, ma oscilla. Oscilla in 50 anni, ritorna più o meno nella stessa posizione, nello stesso anno, lungo la stessa traiettoria, ogni 50 anni. E quindi Bessel disse, vicino a Sirio c'è una stella più piccola, che però io non riesco a vedere. Ed è stata vista molto più tardi, questo affarino qua. Curioso però, questa stella piccolina piccolina ha la stessa massa della stellona, ma ha diametro 1/100 del Sole, cioè il diametro della Terra. Quindi dentro questo disco delle dimensioni terrestri ci sta l'intera massa di una stella. Ecco, questo è un esempio di nana bianca. Sono delle stelle pazzesche, con una densità notevolissima. Una nana bianca al carbonio, oh, ci sono le nane bianche di elio al carbonio, insomma dipende un pochino di cosa sono fatte. Quando hanno finito di bruciare, non possono più bruciare, si fermano, e questa si è fermata al carbonio. I nomi delle stelle spesso sono interessanti, insomma hanno dietro una storia, e quindi faccio questo esempio, che mi ero colpito, della stella Sirio. Allora, i romani sacrificavano un cane, una pecora e del vino per prevenire gli effetti nefasti di Sirio. Chi racconta questo sono Festo e Ovidio. E quindi in queste cerimonie che si trovavano all'inizio dell'estate, perché appunto poi la calura avrebbe bruciato i campi, insomma se il calore era eccessivo, quindi bisognava propiziarsi gli dei, erano detti i giorni del cane. E la Sirio era chiamata anche stella canicula, e quindi il termine canicula che noi attribuiamo ai giorni molto caldi dell'estate un pochino ha questa origine, come anche il detto il sol leone, dovuto al fatto che in quel momento il sole transita nel leone, e quindi si vede il sole, il leone, il sol leone, insomma. Questo è un antico calendario. Diciamo qualcosa della vita delle stelle, come nascono e come evolvono le stelle. Allora, questa è una fantastica immagine del telescopio Hubble spaziale, in cui si vede una delle tantissime nubi di polvere che popolano lo spazio. Nubi che sono illuminate dalle stelle che al loro interno nascono, altrimenti non si vedrebbe nulla. È la più famosa di queste nubi, anche perché si vede al binocolo facilmente, è la nebulosa di Orione. E, è grandissima, sono 24 anni luce di ampiezza, e al suo interno, dove è più caldo, dove è bianco, Hubble Space Telescope ha trovato le protostelle, che sono questi oggetti qua. Qui c'è il disco polveri da cui per accrescimento nasce quel corpo rosso che sta lì al centro, sarà una nuova stella. Altre stelle nascono perché ci sono dei venti impetuosi, quindi un'onda d'urto che investe le polveri e innesca la nascita di una stella. È particolarmente impressionante questa immagine della nebulosa Doradus. Non è nella nostra galassia, è in un'altra galassia, la nube di Magellano, che è vicino però. Anche qui si vedono le stelle giovanissime che nascono lì dentro. Sono stelle giganti, caldissime, che emettono venti impetuosi di milioni di chilometri orari, che nel loro passaggio comprimono gas e polveri, dando inizio ad altre stelle.
questo fenomeno si riscontra anche in altre galassie. Questa è una bellissima galassia M33 e lì vedete le zone dove altre stelle nascono. Questa è una sovrimpressione di un'immagine ottica con un'immagine all'infrarosso che manifesta meglio le polveri, le zone calde, dove si addensano le nuove stelle. E queste stelle che nascono dalle nebulose tutte insieme, stanno tutte insieme e fanno questi fantastici ammassi. Questi si chiamano ammassi aperti. Nonostante siano stelle della stessa età, alcune sono più grandi, altre sono più piccole. Alcune sono più calde, altre meno calde. Alcune vivono poche decine di milioni di anni, altre vivranno per miliardi di anni. Bellissimo ammasso è questo che ospita probabilmente la più grande stella conosciuta, che messa al posto del Sole occuperebbe fino all'orbita di Giove. Sono stelle giovanissime. E insieme alle stelle, con le polveri che collassano a formare appunto le stelle, magari si formano anche i pianeti. Sapete, insomma, leggete della quantità enorme di pianeti scoperti in questi recenti tempi, ma questa è un'immagine particolarmente bella, in cui sono riusciti a oscurare la stella al centro con un coronografo, un pochino come si fa col Sole. Uno strumento che occulta la stella luminosa e permette di vedere quello che succede attorno, e si vede col passare degli anni un esopianeta ruotarci attorno. Altri ammassi hanno una geometria fantastica, come gli ammassi globulari. Ecco, questi ammassi, la Via Lattea ne ha circa 150, popolano, diciamo, la periferia della galassia. Sono degli oggetti bellissimi, alcuni visibili anche abbastanza comodamente al telescopio amatoriale, ovviamente non in questa grandiosità. Sono stelle molto antiche, lo si capisce dalla composizione chimica. Ecco, adesso un attimino di pazienza, nel senso che volevo anche dirvi qualcosa di più, insomma, sulle stelle, e nominarvi giusto questo risultato molto interessante degli inizi del Novecento, il diagramma di Hertzsprung-Russell. Vi ho detto che le stelle nascono dalle condensazioni del polvere, sono fatte di idrogeno, sono fatte di elio, possono essere grandi, piccole, a temperature diverse, ma se uno va a mettere in asse orizzontale la temperatura e in asse verticale la luminosità delle stelle, scopre questa cosa interessantissima. Le stelle non si mettono a caso in questo diagramma, temperatura, luminosità, ma stanno lungo una precisa linea che si chiama sequenza principale. Quando una stella nasce, si trova sulla sequenza principale e durante la sua vita cammina lungo questa sequenza. Questo è l'albero, in qualche modo, il cammino della vita. La vita delle stelle è qua. Il nostro Sole sta lì. Queste sono le stelle più piccoline e via via più grosse. Quando sono molto grosse camminano velocemente, quando sono più piccole come il Sole camminano lentamente, bruciando l'idrogeno salgono questo cammino. Quando l'idrogeno è finito, il combustibile primario, ecco che abbandonano questo percorso e a questo punto prendono cammini diversi, a seconda delle dimensioni. E quindi questa è la loro fine. Poi ci sono delle stelle un po' particolari, che sono le stelle molto piccole e calde, che sono le nane. Il satellite Gaia, che vi ho fatto vedere prima, che sta spazzolando il cielo alla velocità di 100.000 stelle al minuto, ha costruito il suo diagramma di Hertzsprung-Russell, lo stesso di prima, adesso però estremamente ricco di informazioni, perché contiene informazioni di milioni e milioni di stelle. L'ho messo lì giusto per dire: osservate questo pezzettino, che è un dettaglio di questo diagramma, lo stesso che vi ho fatto vedere prima, solo che qui è molto più carico di informazioni. Beh, c'è questo piccolo taglio. Questo taglio non è
una stranezza, qualcosa di difetto della costruzione del diagramma. Beh, è stato interpretato come il fatto che esattamente qui ci sono delle stelle che, stando un po' più sopra, hanno un nucleo, diciamo, fermo in cui la radiazione propaga, e poi una zona più esterna dove l'energia viene trasferita con moti convettivi. Poi ci sono le stelle più piccole dove invece l'energia dall'interno viaggia all'esterno subito con moti convettivi, e il segnale è questo taglio. Quindi è un dettaglio particolarmente interessante che viene fuori da diagrammi di questa quantità di informazioni. Stelle brune e stelle giganti. Beh, innanzitutto, tra poco parlerò di questa stella, ma prima vi dico quelle piccolissime. Gli strumenti molto potenti, come da prima Palomar, già ne ho osservata una, ma soprattutto i telescopi di oggi, hanno scoperto insieme alle stelle degli oggetti che si chiamano nane brune. Sono delle stelle troppo piccole, anzi non sono delle stelle, sono dei corpi troppo piccoli per essere stelle, ma troppo grandi per essere pianeti. E il nostro Giove è quindi un po' meno di una nana bruna. E questa è la prima che è stata scoperta, e poi Hubble l'ha rivista molto meglio. Pensate, magnitudine visuale 32. Siamo, adesso per chi ha un'idea di cosa sia la magnitudine di una stella, vuol dire una cosa proprio al limite dell'osservabilità. Molto più facili invece sono le giganti. Ci sono stelle gigantesche come Betelgeuse, talmente grande che i telescopi riescono a vederne la dimensione finita. E questa è la nube, la fotosfera, un po' del quello che circonda il Sole. Insomma. Un'altra, direi che questo esempio particolarmente impressionante, è Antares. Ma forse ho saltato. Ecco, Antares nello Scorpione. Lo Scorpione è una costellazione bellissima che a occhio nudo è facile riconoscere, ed è quella. Antares è la stella più luminosa che si trova lì. Ha un colore rosso che molto ricorda il colore di Marte. Insomma. E siccome si trova sul percorso della Luna, quando la Luna occulta Antares, gli passa davanti, la luce non scompare istantaneamente, ma studiando come questa luce scompare col procedere della Luna, già molto tempo fa si è visto il raggio di Antares, 950 volte il raggio solare. Il raggio del Sole è 1.300.000 km, quindi se questo Antares, l'orbita di Marte, ci casca dentro, è quello il Sole. Il Sole è minuscolo. E questa è una stella però che ha solo 12 milioni di anni e vivrà ancora molto poco. Perché quando le stelle sono così grandi, la combustione nucleare che avviene al suo interno è velocissima. Tutto, diciamo, quello che viene prodotto, che non brucia più, sta al centro, e la fusione avviene solo nella fascia esterna. E quindi queste stelle si gonfiano e diventano enormi. E quando hanno finito, rimangono questi oggetti, che sono le nebulose planetarie, queste fantastiche forme rotondeggianti, al cui centro si trova quello che resta della stella, la parte centrale, una parte caldissima, nana bianca, appunto. E questa nebulosa si espande nel tempo, man mano sparirà. La nebulosa della Lira è questa, bellissima, ma altre hanno pure delle forme interessantissime. Altre stelle non hanno invece questa fine. Sono stelle ancora più grandi. Sono le supergiganti. Queste stelle, quando finiscono la loro vita, esplodono.
esplodono come la supernova del 1987 che fu vista appunto facilmente dai telescopi, e a distanza di tempo quello che si vede è ancora questo anello che si espande velocemente e che accende i gas al suo passaggio. E questa è una foto a grande campo. Le supernove sono rare, però ce ne sono diverse anche nella nostra galassia. Questa del granchio corrisponde a un evento che fu visibile a occhio nudo, registrato dai cinesi nell'anno 1054, e contiene al suo interno non una nana bianca, ma un oggetto ancora più compatto, che è una stella di neutroni rapidamente rotante, ed è stata la prima pulsar a essere scoperta. Un'altra supernova la osservò Keplero, e ce la racconta, e questo è quello che si trova a suo posto. Passare delle migliaia di anni, il gas viene disperso. È la Gum Nebula, un oggetto enorme. Adesso la luna piena potrebbe essere probabilmente un dischetto piccolino, insomma, questa è una cosa gigantesca che si vede solo in fotografia perché sono gas debolissimi. E poi c'è un oggetto stranissimo. L'oggetto stranissimo è Eta Carinae, non si vede nel nostro emisfero, sì, bisogna andare nell'emisfero sud. Nel 1841 questa stella si accese diventando la seconda stella più luminosa del cielo. Però a differenza delle supernove che esplose e non lasciano più niente, al suo centro c'è ancora la stella. È una stella che brilla con la luminosità di 5 milioni di soli. Cosa pazzesca. Ed è grande 1100 volte il Sole. Come mai non è esplosa? Recentemente hanno fatto un'ipotesi, una simulazione, e questo probabilmente è il film di quello che avvenne nel 1841. Beh, questo è quello che prepara l'evento. Non è una stella, sono tre stelle. E una stella fagocita l'altra. Quindi quella che sembrava più piccola in realtà è più massiccia e si mangia la stella più grossa. Le altre le girano ancora attorno e poi questa le casca sopra. Probabilmente cascandoli sopra si è improvvisamente accesa e ha creato questa enorme onda d'urto che ancora oggi appunto si vede. Questa l'avete visto prima nella fotografia. E questo è un evento come quello di tutte le supernove estremamente energetico. Quando una supernova esplode è l'oggetto più luminoso di tutta la galassia. L'energia delle stelle da dove viene? Allora, per rispondere, manca il Sole. Un'occhiata al Sole, questa è un'immagine dell'eclisse di Sole, questo è il Sole visto da vicino durante un'eclisse, che mostra quindi come già all'esterno, insomma nella parte più esterna, il Sole sia un oggetto estremamente turbolento e attivo. Il Sole viene osservato da telescopi diversi e questi sono, diciamo, che sono adesso in funzione. Il telescopio Bear Lake, che si trova in un posto speciale dove l'atmosfera è particolarmente tranquilla, e questo telescopio nello spazio. Ci hanno regalato immagini spettacolari come quello di questa macchia solare. È incredibile. La macchia solare è una zona in cui il Sole è un po' più freddo, e si vede attorno benissimo la granulazione solare. Cos'è la granulazione solare? Sono le correnti calde che dall'interno del Sole arrivano alla superficie. Quindi sono le celle convettive, la sommità delle celle convettive di tutto il ribollire che dentro il Sole avviene. Trasportano l'energia dall'interno all'esterno.
ma prima dei satelliti non si aveva idea di cosa, come potesse presentarsi il Sole. Adesso vediamo un brevissimo film della rotazione del Sole nell'ultravioletto. E questo è il Sole. È stato registrato il Sole per tutto un anno. Qui è velocemente, perché il Sole in realtà gira su se stesso in circa 27 giorni. Quindi lo vediamo velocissimo, con tutta questa attività che a noi non appare. Il Sole ci appare molto più tranquillo. Quest'altra immagine è molto interessante, un piccolo filmato di un flare, cioè di un'esplosione che avviene sulla superficie del Sole. Non è neanche uno degli eventi più enormi, ma è stato registrato con molto dettaglio. Quello che avete visto a destra, adesso lo rivedrete nel film. Qui si vede la superficie solare che è un gran ribollire appunto di materia calda che sale e guidato dal campo magnetico del Sole che lì esce come una protuberanza, una sorta di ernia del campo magnetico che convoglia lungo questo arco, questo gigantesco getto di materia solare. Tra poco vedremo anche la Terra, giusto per avere un confronto delle dimensioni. È un evento impressionante che comunque dura qualche ora. Quindi insomma dal Sole ci arriva una quantità di energia enorme e questa energia la possiamo misurare. Sappiamo che ogni metro quadro della Terra ortogonale al Sole riceve circa 1,4 kW di energia, la costante solare. E quindi uno può a questo punto immaginare cosa sarà su tutto lo spazio, una quantità enorme, sono quei numeri che sono scritti lì, che io confronto per esempio con la potenza della più grande centrale di energia che esista al mondo, che è la diga delle Tre Gole sul fiume Azzurro. Non è una centrale atomica, la più potente, è una centrale idroelettrica. Questa costruita dai cinesi, evacuando 1,5 milioni di abitanti dal luogo che poi è stato allagato. La bomba Tsar che lì cito è purtroppo tremendo ordigno nucleare che sia mai stato fatto veramente esplodere nel 61. Un fungo che raggiunse 64 km di altezza, quindi 3 o 4 volte diciamo l'altezza dell'atmosfera, la parte più densa. Allora, l'energia del Sole. Ovviamente nell'Ottocento, e anche prima, ci si poneva questa domanda, ma non si aveva la più pallida idea, quindi si immaginava, se fosse di carbone, quanto tempo durerebbe 63.000 anni. Se fosse invece energia da contrazione gravitazionale, 20 milioni di anni, che è un bel tempo, ma già si sapeva che esistono sulla Terra rocce che hanno 300 milioni di anni. Bisogna aspettare Albert Einstein con la sua famosa equazione E uguale mc quadro, che ci dice che anche una piccola massa in realtà contiene un'enorme energia. E quindi Arthur Eddington, che è stato un grande astrofisico, ha ipotizzato appunto che l'energia del Sole potesse venire dalla fusione nucleare di atomi di idrogeno che, mettendosi insieme a formare elio, producono una particella che ha una massa più piccola e quindi la differenza di massa è energia. E uno può calcolare che per avere la luminosità del Sole che conosciamo abbiamo bisogno che il Sole bruci in energia 4,3 milioni di tonnellate al secondo di idrogeno, ma siccome il Sole ha una massa enorme il discorso sta in piedi. Però c'era questo grosso rompicapo. Il rompicapo era: com'è possibile che 4 particelle, 4 protoni, si scontrino insieme, tutti insieme, per produrre un'unica particella?
è una cosa che ha una probabilità praticamente zero. È facile che due particelle si scontrino, ma è molto difficile che assieme a quelle due ce ne siano altre due che simultaneamente, cariche positive, quindi tutte che si respingono, si mettessero assieme. E non era ancora il tempo giusto, e il tempo giusto arriva con la scoperta del neutrone. Quindi anche qui c'è questo dialogo continuo tra la microfisica e la macrofisica, tra il mondo microscopico e quello che avviene nello spazio. Questo è il congresso Solvay, che riunisce tutti i cervelli della fisica di quel tempo, meno Einstein, che non ha partecipato, e tra i tanti illustri personaggi, di cui potete vedere Madame Curie, potete vedere Broglie, potete vedere Bohr e altri, lì Schrödinger, c'è Chadwick. Ecco, Chadwick è colui che ha scoperto il neutrone, quel signore lì. L'ha scoperto grazie, diciamo, a scoperte precedenti di Joliot e Curie, della radioattività. È lui che dà il nome a questa particella che è molto simile al protone, ma non ha carica. E allora questo è un pochino quello che possiamo fare con un protone e con un neutrone. Un protone da solo fa l'idrogeno. Un protone più un neutrone fa ancora idrogeno, ma un po' più pesante. Ecco, il deuterio è stato scoperto subito dopo nell'acqua pesante. Ci si è accorti che esiste un'acqua più pesante dell'acqua ordinaria. Il trizio è sempre un protone, adesso due neutroni, quindi pesa tre volte, ma è sempre idrogeno. Se invece mettete due protoni insieme, fate l'elio. Il nucleo atomico, questi sono tutti esempi di nucleo atomico, è una buca dove delle forze intensissime tengono insieme protoni, che non vedrebbero l'ora di scappare l'uno dall'altro, e neutroni. Aggiungendo un protone, voi passate da un elemento chimico all'altro. Aggiungendo un neutrone, invece, l'elemento chimico è sempre lui, ma è solo un po' più pesante. Vengono chiamati isotopi. Il problema è questo: come faccio a portare un protone nella buca di un altro protone? Vi ho detto che ci sono queste forze intensissime attorno a un protone che tengono insieme le particelle, però devo vincere la barriera elettrostatica, il fatto che i due protoni si respingono anche quando sono lontani. Allora l'unico modo di fare questo è dotare il protone che va a urtare l'altro di grande velocità, così da poter superare la barriera di repulsione positivo-positivo. Questa grande velocità le può dare una grande temperatura. Una stella per bruciare ha bisogno di 10 milioni di gradi, se è più fredda, non si accende. E poi il protone in realtà a 10 milioni di gradi non ha, diciamo, l'energia sufficiente per entrare dentro. Deve penetrare quella che si chiama la barriera di potenziale. E questo lo può fare per un effetto puramente della meccanica quantistica che si chiama effetto tunnel, che rende l'evento rarissimo. È rarissimo che un protone possa attraversare la barriera di repulsione tra le cariche positive anche a 10 milioni di gradi Kelvin. E poi c'è un altro evento rarissimo. Quando il protone è entrato qua dentro e stanno tutti qui vicini, a questo punto la forza attrattiva agisce, il protone deve trasformarsi in un neutrone, altrimenti è questo composto è instabile. Insieme a questo elemento viene scoperto che essenzialmente le stelle sono fatte di elio e idrogeno. E questo grazie a questa ricercatrice, questa astronoma, che non ebbe riconosciuta come doveva, diciamo, i suoi meriti, dovette andare negli Stati Uniti per farsi riconoscere. Chi ha capito come funzionano le stelle è una persona, devo dire, eccezionale. Forse il grande pubblico lo conosce meno rispetto ad Einstein, Schrödinger,
questi grandi nomi. Ma Hans Bethe è anche lui un personaggio di spicco del secolo passato. Allievo di un fisico di primo ordine come Arnold Sommerfeld, essenzialmente è tra i fondatori della fisica nucleare. Ed è proprio lui, era in assoluto l'esperto mondiale riconosciuto, per questo ricevette il Nobel, a capire quali sono le reazioni che avvengono dentro il Sole, dentro le stelle. Le stelle sono serbatoi di energia. È tutto l'idrogeno che c'è dentro è un serbatoio di energia. E sono i laboratori dell'universo dove viene costruita in milioni di anni la tavola periodica degli elementi. In principio c'è solo idrogeno e elio. Tutto il resto dove viene fabbricato? Nelle stelle. Ma fino al ferro. Numero di protoni più numero di neutroni uguale a 56. Se volete produrre in una stella qualcosa di più pesante, non ci riuscite. Perché quando siete arrivati a 56, che è qui, dovete allora qui voi in qualche modo ottenete energia in questo processo, qui dovete spenderne di energia, quindi è un processo energeticamente sfavorevole. È un processo che avviene invece nel momento drammatico quando le stelle giganti esplodono. E soltanto in questa fase succede di tutto, che si hanno le enormi pressioni perché vengono anche creati gli elementi pesanti, che poi sono quelli che in qualche modo permettono la vita. Ecco, questo processo che avviene nelle stelle, almeno di fusione degli elementi più leggeri, è quello che si cerca anche di ottenere sulla Terra. Queste sono alcune immagini di esperimenti in corso. Il tokamak è un grande anello dove si vorrebbe in qualche modo creare la temperatura del Sole per fare la fusione nucleare. Purtroppo nelle aspettative doveva essere fatto già decenni fa. Evidentemente è un'impresa complessa, ancora non ci si è riusciti. Altrove si cerca invece di comprimere la materia riproducendo le pressioni all'interno del Sole con dei giganteschi pistoni. Oppure con fasci laser. Quindi questa è la fusione nucleare, quattro protoni che alla fine danno un atomo di elio, ma non in un'unica botta, a stadi successivi. Questa è la scoperta di Bethe. Non posso produrre elio mettendo subito insieme quattro protoni. Ci sono degli step intermedi che sono qui elencati. Vi ho fatto vedere prima che un protone più un protone possono fondersi e dare luogo a un deuterio. Il deuterio più un altro protone fa elio, perché ha due protoni dentro. Elio più elio finalmente dà l'elio con due protoni e due neutroni, con altri due protoni che ripartono all'inizio per produrre la reazione. Per fortuna l'effetto tunnel e l'energia del Sole fa sì che questo processo sia rarissimo. Uno, diciamo una coppia di protoni, mediamente attende 7 miliardi di anni per fare questo processo. Ed è grazie a questo che il Sole quindi non esplode. È un processo lentissimo. Ma le stelle più grosse hanno una temperatura più alta e il processo quindi è più veloce. Ecco perché vivono meno. Questo non ve lo spiego, è solo per dire che il processo che vi ho mostrato è il più abbondante, ma ce ne sono altri. Quindi vengono prodotte tante particelle che sono le spie dei processi che avvengono. E a Terra abbiamo un favoloso strumento, appunto, costruito italiano, insomma, nel laboratorio del Gran Sasso, che si chiama Borexino. È uno tra i tanti, ma questo è uno particolarmente brillante, che permette la rivelazione di
di alcuni dei prodotti di queste reazioni nucleari che avvengono nel Sole, che sono i neutrini. Sono delle particelle difficilissime da captare, e lo diciamo perché in ogni centimetro quadro e ogni secondo passano 60 miliardi di neutrini. In questa mia mano adesso stanno passando miliardi e miliardi di neutrini. No, ovviamente non me ne accorgo, non succede niente. Questi neutrini possono attraversare la Terra senza produrre nulla, escono dal Sole senza problemi. Ci vuole quindi lo strumento giusto per captarli. Allora, qui in realtà il calcolo è carino perché mostra come, data la probabilità che un neutrino vada a intercettare un elettrone, dato il numero di neutrini che passano, se io ho tanti bersagli, posso avere la speranza di vedere qualcosa. Quindi Borexino è uno strumento che ha tanti bersagli al suo interno, potenziali bersagli dei neutrini dal Sole. Questi bersagli, cosa succede? Quando il neutrino arriva e lo colpisce, si trova in un materiale, il bersaglio, l'elettrone, alla fine, che emette luce, emette un lampo di luce che 2200 fotomoltiplicatori individuano. E quindi questo è il Borexino, guardate l'interno, questi sono tutti i vari fotomoltiplicatori che rivestono la parete di questo gigantesco rivelatore. E così è stata confermata la teoria del funzionamento del Sole. Funziona tutto alla perfezione. È stato fatto anche un esperimento di sparare i neutrini dal CERN al Gran Sasso, forse vi ricordate, anche vabbè, l'infelice uscita del tunnel. Vabbè, ma... ok. E quello era per dimostrare il fatto che i neutrini sono particelle un po' strane, che quando propagano cambiano natura. C'è il neutrino dell'elettrone che diventa il neutrino del muone e così via. Insomma, è un esperimento molto bello che ha confermato anche questo aspetto della teoria. Ho quasi finito. La domanda forse è più ovvia, ma non è semplice rispondere. Quante sono? Oh, questa è un'immagine proprio della Via Lattea verso la nube di Magellano che vediamo laggiù. Ma la Via Lattea, la nostra galassia, che adesso Gaia sta esplorando, almeno nella zona più vicina a noi, conterrà probabilmente 150 miliardi di stelle. Ma ci sono galassie più grandi. La galassia di Andromeda ne contiene un po' di più, 200-250 miliardi. Queste immagini sono interessanti, e questa è la galassia. E queste stelle che riempiono il campo sono le stelle della nostra galassia, tra noi e l'oggetto. Perché quella luce che parte da lì è partita 2 milioni e 300 mila anni fa. Mentre la luce di queste stelle qui attorno è partita, alla peggio, qualche migliaio di anni fa. Ma l'esplorazione spaziale ci ha portati a conoscere oggetti pazzeschi. Questa forse è la galassia più mostro che esista. È una galassia ellittica, quindi non ha una particolare forma, che nel tempo ha ingoiato molte galassie, molte altre galassie più piccole, e al suo interno la massa può essere calcolata vedendo così il bilancio gravitazionale attorno, contiene 100 trilioni di stelle, un numero mostruoso. E con questo viaggio è il momento di tornare. Mi piace sempre far vedere. Scusate, non è partito. Questa immagine è bellissima della Terra con la sottile atmosfera che la circonda, le aurore che avvengono al nord, l'immagine dell'Italia illuminata e la Luna che illumina il Mediterraneo. Tra poco vedremo i temporali in Medio Oriente, il delta del Nilo. E queste sono le immagini fantastiche della stazione spaziale,
che per adesso ci rivelano la Terra come luogo unico. Un luogo unico dove però purtroppo siamo anche capaci di farci del male. Ed è un peccato, ecco, che questa meraviglia del cielo sia adesso conosciuta soltanto attraverso quelle immagini di prima, insomma, le immagini dei robot spaziali, le immagini delle sonde. Abbiamo perso questo contatto diretto col cielo, mentre desidereremmo cieli diversi che ci possano ancora parlare e portare misteriosi messaggi.